Siamo alla seconda puntata del format per il web e la TV Dolci Eccellenze, una produzione di Confartigianato Taranto per Confa TV. Un viaggio alla scoperta dei maestri pasticceri della provincia di Taranto. Ho al mio fianco Fabio Paolillo, segretario provinciale di Taranto di Confartigianato, che è appunto l'autore, l'ideatore di questi format. E allora Paolillo, l'intento di questa serie è proprio quella di far scoprire l'uomo, la donna che c'è in un laboratorio, un cuore che batte e delle mani che eseguono per dare spazio, per dare sfogo alla creatività. Sì, parlo di creatività perché nella pasticceria, nel mondo, nelle creazioni della pasticceria ci vuole inventiva, ci vuole fantasia, ma soffermiamoci su questo aspetto umano, scoprire l'uomo. Certamente Luigi è importantissimo perché la gente, noi cittadini, siamo abituati tutti i giorni a nutrirci o utilizzare servizi di artigiani. Immaginate da quando ci svegliamo la mattina a quando andiamo a dormire la sera. Ed è importante quindi scoprire dentro i loro laboratori la loro vita, il loro mondo, il loro saper fare, la loro professionalità. Questo è stato l'intento di Confartigianato e questo stiamo realizzando. In questo appuntamento noi abbiamo il piacere di mostrarvi due pasticcerie, una di Taranto che è la pasticceria La Panna e l'altra di Castellaneta che è il Dolci d'Autore. Andiamo! I maestri pasticceri di Confartigianato Taranto. Siamo qui a Taranto appunto. Nel laboratorio della pasticceria La Panna, in via Dante 219, ho al mio fianco il maestro pasticcere Francesco Argento e il nume tutelare di Confartigianato, il segretario provinciale di Taranto, Fabio Paolillo. Prima di dare la parola al nostro amico pasticcere, è una coincidenza non voluta ma veritiera, perché abbiamo detto La Panna, il nome dell'attività, e guardate, in questo momento il collaboratore di Francesco sta appunto guarnendo delle prelibatezze di cui lui poi ci parlerà, proprio con della panna. Evidentemente proprio la panna è, come dire, nel DNA, è l'aspetto fondante, no? Tanto fondante che avete dato il titolo, avete dato la denominazione all'attività. E allora, Francesco, raccontiamo un po' la tua storia. Come nasce questo amore per i pasticci? Scherzo, naturalmente, per la pasticceria. Io nasco da aver lasciato la scuola a 16 anni, con sommo dispiacere di mio padre, in quanto mio padre era già titolare di un bar pasticceria, e mi sono introdotto nella pasticceria all'età di 16 anni. Quindi ho portato avanti questo lavoro, ho perso mio padre dopo 4 anni, naturalmente sono rimasto solo, posso dire che sono un autodidatta, quindi a questo punto ho proseguito questo tipo di lavoro e lo faccio da ben 43 anni. Sicuramente nel DNA, perché come si suol dire, buon sangue non mente, no? Evidentemente c'era la passione. No, mio padre non era pasticcere, ma bensì era barista, aveva i dipendenti e comunque io con i dipendenti ci ho lavorato. Però sentiva il profumo. Sentivo proprio l'aria. Ero portato a fare questo. Quindi l'ho portato avanti questo discorso, l'ho portato per ben 43 anni, ripeto, e oggi mi ritrovo ad avere quasi 60 anni. Ben portati, grazie a Dio. Grazie a Dio, ben portati. Con tanti sacrifici siamo riusciti ad avere questo tipo di attività. Oltretutto ne ho creati un'altra due. Una ce l'ho in un bar pasticceria in via Bainsizza Statte e un altro un bar tabacchi in via Zara, che comunque sono
attività parallele, diciamo. Parallele che sono gestite, una è gestita da mio figlio Luca e l'altra statte è gestita da Massimiliano e Antonio come attività. Quindi ecco il bello della diretta, mentre noi stiamo registrando c'è questo rumore che non è un difetto tecnico, ma si tratta di un abbattitore, ossia significa? È un abbattitore, è un frigorifero a bassissima temperatura che abbatte il prodotto in pochissimo tempo, da 0 a 40 gradi, ragione per cui ha un motore così rumoroso. Fabio Paolillo, abbiamo ascoltato la storia di Francesco, per sommi capi, una persona che molto lunga, ma dico nella parte iniziale, a 16 anni lascia la scuola e perde il papà e quindi a un certo punto si rimbocca le maniche. Anche qui si vede il coraggio, la determinazione di un artigiano che evidentemente vuole coronare il suo sogno. È significativo quello che ha detto, dice: io sono un autodidatta, cioè era tale l'amore per la professione che lo ha fatto sempre di più perfezionare e andare avanti con i propri mezzi. Ecco, questa determinazione sarebbe bella ritrovarla nei giovani di oggi. Ma il format con le mani e con il cuore di Confartigianato, lo scopo è proprio quello, far vedere lo spaccato di un artigiano che cresce, impara il mestiere e lo porta avanti e poi sfonda nel mercato. Francesco è un esempio delle tante realtà che esistono, tanto magari poco conosciute non dai clienti, poco conosciute dal parlare, no? Perché purtroppo noi parliamo sempre dei gravi problemi ambientali, però poi abbiamo una marea di grandi storie sommerse, storie imprenditoriali, storie familiari, che portano lustro e soddisfazione alla cittadinanza. Fabio, lancio un'idea, ora Confartigianato Taranto ha creato questi format televisivi, ha una realtà televisiva che è Confa TV. Mi permetto di lanciare, io sono onorato di condurre questi format, ma abbiamo parlato di questa storia di artigiani, sarebbe anche bello vedere, mi permetto di dare quest'idea, piccoli artigiani crescono, cioè ora abbiamo visto il prodotto finito, cioè gli artigiani che si sono realizzati, ma anche sarebbe bello vedere la storia di tanti ragazzi che hanno un sogno di un'attività professionale artigiana e quindi in questo senso proprio sarebbe bello porre l'attenzione, incentrare l'attenzione su questi giovani e vedere come crescono, no? Un po' come i talent, no? I talent televisivi in cui si vede il Maria De Filippi Docet. Il ragazzo che vuole imparare a cantare, vuole imparare a danzare, vuole imparare a recitare, beh, qui il ragazzo che vuole imparare a fare l'artigiano. Ma certamente, noi con Fartigiano abbiamo il gruppo Giovani Imprenditori, che ha un limite di età fino a 40 anni, e alcuni di questi saranno in questa edizione di Dolci di Eccellenza. E andremo poi a visitarli per portare questi esempi che dicevi, però bisogna ovviamente portare alla luce le grandi realtà. Le grandi realtà devono avere il loro spazio, devono avere la loro attenzione. Francesco ci dirà poi che occupazione produce la sua attività. E ne rimarremo stupiti, e quindi poi sono questi che poi mantengono in questo momento di forte crisi del territorio, e la spina dorsale poi di questa città sono proprio queste imprese artigiane, questi commercianti che pur nella sofferenza, pur nel sacrificio, continuano ad alzare la serranda ogni mattina. Francesco, raccontiamo qualche storia, qualche momento bello, qualche aneddoto, qualche cosa che ti ha colpito, che ricordi con piacere in tutti questi anni, qualche soddisfazione magari che ti ha dato qualche cliente, qualche complimento, qualcosa che uno dice: oh, io mi alzo la mattina, lavoro, e mi sacrifico, perché poi si sacrifica la vita personale, però almeno caspita, ho la soddisfazione, ho il riconoscimento di questi sforzi. Soddisfazione se ne possono anche avere, bisogna anche accettare le lamentele,
si cresce con le... si cresce sicuramente, è uno di quelli che è un mio vantaggio, quello che io non mi sono mai montato la testa quando un cliente o qualcuno mi ha fatto dei complimenti, perché comunque si può sempre sbagliare e bisogna accettare anche la critica negativa di un cliente e farne tesoro e metterla in pratica per poter non sbagliare per una seconda volta. È questo che a me mi inorgoglisce e nello stesso tempo mi rende ancora di più partecipe al fare questo tipo di lavoro. Quanti posti di lavoro attualmente dai, Francesco? Io qui ce ne ho 5, a Statte ce ne ho 6, a Via Zara 7. Ecco, pensiamo questo aspetto positivo, perché dietro un imprenditore, io dico sempre, ci sono dei dipendenti, dietro questi dipendenti ci sono delle famiglie e dietro queste famiglie e in queste famiglie ci sono dei bambini. Questi bambini, questi ragazzini rappresentano il futuro, le nuove generazioni. Ecco perché bisogna avere rispetto di queste persone come Franco e come altri maestri pasticceri, maestri artigiani, perché sono un ingranaggio fondamentale dell'economia. Certo. Qui a Taranto si parla sempre dei grandi sistemi, dell'ILVA, benissimo, sono problemi grossi occupazionali, ma non dimentichiamoci degli artigiani, perché non vorremmo che sotto questa quercia ci fossero dei cespugli, questi cespugli non vengono curati, possono seccare e quando il cespuglio secca, poi le nuove generazioni si seccano parimenti. Io mi rammarico proprio per il fatto delle nuove generazioni, perché questo, essendo un lavoro molto sacrificato, ci sono il 90% dei ragazzi che non si approcciano a fare questo tipo di lavoro. E questo è un grosso handicap, perché non cresce nessuno in questo tipo di lavoro. E a me dispiace tantissimo, perché sacrificandoti c'è la possibilità di creare qualcosa di positivo anche in questo lavoro, perché i mestieri artigiani in genere, ma soprattutto la pasticceria, è fondamentale, perché ti sviluppa l'idea, ti sviluppa la forza di andare avanti. Ci sono tante di quelle cose che purtroppo questi ragazzi non le sfruttano. Lo so, e purtroppo è anche un problema proprio generazionale. Intanto, Franco, nel realizzare questi dolci ci vuole anche estro, fantasia, creatività. Certamente, è la base principale per poter fare questo tipo di lavoro, se no non vai da nessuna parte, è tutto lì. E allora, Fabio, volevi dire? Ovviamente, lui stava parlando di un processo di crescita, no? Stiamo capendo che la pasticceria è un connubio tra innovazione, prodotti tipici e tradizioni. Come riesci a seguire tutti e tre i settori? Cioè, quindi c'è un aggiornamento professionale, un continuo, trovi facilità nel farlo o manca qualcosa? Allora, tu considera che io mi alzo alle 3 la mattina, ragione per cui, ecco perché dico che è un lavoro sacrificato se lo devi fare in un certo modo. Ragione per cui, alzandoti alle 3 la mattina, ti metti a disposizione il tempo materiale per poterti dedicare a quello che tu dicevi, innovazione. Hai bisogno di fare dei corsi di aggiornamento. Se non riesci tu a portarti nelle aziende per poter fare i corsi di aggiornamento, devi fare in modo che le aziende, con i loro maestri, vengano da te, li metti a disposizione del laboratorio. E questo accade, Franco, scusa se ti... Io sono in buon rapporto, anche perché io sposo tantissimo il discorso di essere molto umile. L'umiltà mi ha sempre premiato, in quanto non mi sono mai sentito un arrivato, c'è sempre da imparare, ragione per cui metti a disposizione il tuo laboratorio per poterti confrontare con un'altra persona che magari può sapere più di te, o perlomeno quello che fai tu lo metti a paragoni a quello che fa un altro maestro. Ci sono delle tecniche diverse, bene, le apprendi e le metti in pratica. Tutto questo ti porta a migliorarti sempre e non dire io sono arrivato, io non so cosa farmene. No, anche il ragazzino che magari esce da un'azienda che ha fatto dei tirocini e ti porta delle innovazioni, è sempre da prendere in considerazione. Quindi il banco vendita è sempre in evoluzione, sempre. Prodotti nuovi. Tutti gli anni noi facciamo sempre qualcosa di innovativo. Anche su richieste, cioè anche le richieste che vengono. Nel limite del possibile. È chiaro. Ecco.
Ecco, Fabio, ritornando a questo discorso dei giovani, noi assistiamo, lo abbiamo detto tante volte, amo ripeterlo, non perché noi siamo dei Matusalemme, per carità, ma perché oggi ci sono dei modelli in cui prevale l'apparenza sulla realtà, dei modelli per cui si arriva sempre all'immagine, al prodotto finito, al ragazzino che a 18 anni diventa una star in un talent televisivo, nel ragazzo che sfonda a pallone e a 18-20 anni si trova un ingaggio di 2-3-4 milioni di euro l'anno, e quindi si perde la formazione, si perde il sacrificio. I giovani vogliono il piatto bello e pronto, vedono il fighetto, passatemi l'espressione di turno, e si sentono e dicono: io devo diventare come lui, ma come se questo dovesse avvenire per grazia ricevuta o come atto dovuto. Come atto dovuto, esatto. No, i mestieri artigiani non può funzionare, perché bisogna sempre presente che io posso provare ad aprire, posso provare a diventare pasticcere, chiunque può provare. Il problema è misurarsi sul mercato. E il mercato è molto è spietato talvolta, non mi veniva, è molto spietato, quindi non ti dà neanche il tempo di poter recuperare, quindi è importante presentarsi preparati e quindi seguire la propria indole, cioè non inventarsi il mestiere perché ho trovato un'occasione o perché ho trovato un finanziamento e quindi in base a quel finanziamento mi invento il mio mestiere. No, devi misurarti prima dentro di te cosa sei portato a fare. Se non lo ami non lo fai, è inutile. Io metterei però tanti giovani svogliati che stanno a bighellonare per strada, a non fare nulla, a volere la mazzetta dal papà e dalla mamma per comprarsi le sigarette, per andare in discoteca, per conquistare la ragazzina. Beh, io non voglio essere, ripeto, non voglio passare per il nonno, no, severo, sorpassato negli anni, ma tanti ragazzini che hanno picci per la testa, grilli per la testa, dovrebbero alzarsi la mattina alle 3 e imparare il sacrificio. Avrebbero anche tanto da insegnare ai propri figli, alle future generazioni, perché poi se c'è una generazione di giovani che non apprezza e non fa sacrifici, nel momento in cui metterà al mondo un figlio, nascerà un altro sfaticato. Senza dubbio. Purtroppo è quello che uno cerca di fare. Io, per esempio, avendo 3 figli maschi, ho cercato in tutti i modi, naturalmente, 3 figli maschi, tutti e 3 che hanno una testa diversa, però che si sono introdotti nell'attività artigianale. Questo almeno avrà degli eredi da qui a 10.000 anni. Speriamo che possano continuare quello che io ho seminato. È tutto qui. Anche perché poi, ripeto, quando si costruisce è un peccato vedere tanti sacrifici che poi vengono dilapidati. È proprio quello, lo scopo è proprio quello, cercare loro di impostarli in una certa maniera e far sì che possano continuare quello che io ho cercato sempre di fare con sacrifici e di portarlo avanti. Fabio, ma secondo te i giovani recepiscono questa cultura del sacrificio? Beh, non bisogna fare tutto nel buon fascio, sicuramente ti facilita nel momento in cui il tuo papà, i tuoi genitori hanno un'attività già avviata, che comunque ti accompagnano poi nella crescita, nel frequentare le proprie attività. Ovviamente questa è la generazione figlia dei social, figlia dei format televisivi, dove è tutto facile. Tutti figli del Grande Fratello. È evidente, è più difficile. Poi faccio anche una battuta, se venendo dal Grande Fratello si diventa pure portavoce del Premier, beh, a questo punto uno dice: mi conviene fare il buffoncello al Grande Fratello piuttosto che farmi il mazzo, passatemi l'espressione, ogni mattina e svegliarmi alle 3. Anche queste stranezze accadono. Comunque, esempi che deformano. Giovani che intraprendono un'attività ce ne sono, noi lo sappiamo perché abbiamo cioè noi li aiutiamo ad aprire le attività. Ovviamente quello che sta mancando un po' è la spinta da parte della scuola, quindi la formazione adeguata, mancando quindi anche la bottega, cioè questo gap, il gap, no, che manca il fatto di andare a bottega. Cioè io immagino
fino a 30 anni fa anche mio padre mi lasciò da un meccanico e dire vedi un po' che cosa devi fare, cioè prima c'era questo modo di introdurti al lavoro. Diceva figlio mio o studi o lavori, non stai a casa ad alzarti alle 11 di mattina. Certamente, quello che è mio padre purtroppo è rimasto deluso dal fatto che io ho lasciato la scuola, mancavano 2 anni, mi sarei diplomato, perché io non intraprendessi manco questo tipo di lavoro, perché lui non voleva, che voleva, visto i sacrifici che si facevano e si fanno ancora. Io invece sento ancora casi oggi, dice sai alle 10, alle 11 del mattino non citofonare perché mio figlio sta dormendo. Dico scusi, ma cosa ha fatto tuo figlio? No, è tornato dalla discoteca tardi. E il danno sono proprio i genitori. Quei casi. Il danno sono proprio i genitori di adesso. I genitori di una volta non agivano. Perché i detti non si sbagliano mai. Mazze e panelle fanno i figli belli, no? Panelle senza mazze fanno i figli pazzi, diceva mio padre. È vero. E allora Fabio, concludiamo questa bella chiacchierata anche di, come insegnamento di valori, perché io dico sempre, anziché vedere le cretinate televisive del Grande Fratello, i vari talenti, i reality, leggere il libro Cuore di Edmondo De Amicis servirebbe, farebbe capire il sacrificio. E quando vedo il lavoro, io ho il rispetto sacrosanto del lavoratore, di chi fa sacrifici, di chi vuole dare un esempio. Per me sono questi i veri modelli di vita. Così, dicevo, concludiamo questa nostra bella chiacchierata. Fabio, un Natale particolare, ecco, magari sarà l'ultimo Natale con tutte le privazioni che il Covid ci ha imposto. Anche questo forse servirà a crescere, a farci capire che nella vita nulla è scontato e che tutto quello che abbiamo, così da un secondo all'altro, può scomparire. Sempre in quest'ottica del sacrificio, del lavoro. Ma certamente lo speriamo che sia davvero l'ultimo. Un appello che dobbiamo fare ai cittadini, alla cittadinanza, di sostenere le piccole imprese e le imprese locali. Acquistiamo dai nostri artigiani, c'è la qualità, c'è la bontà dei prodotti e c'è il fatto che hanno le insegne accese, già il fatto che illuminano le nostre strade, rendono vivibili i nostri marciapiedi, dovrebbe essere spunto per un ragionamento un po' più cioè, ok alla grande distribuzione, ok all'online, però non dimentichiamo che i nostri artigiani, le nostre imprese locali fanno tanti sacrifici per mantenere, per aprire tutti i giorni quella serranda e per dare soddisfazione ai loro clienti. E poi optare per il cosiddetto commercio di vicinato, i negozi, no? di vicinato, significa anche basarsi, puntare molto sull'aspetto umano, perché una cosa è andare alla grande distribuzione e comprare tutto già preconfezionato. Quando vai dall'artigiano, quando vai dal pasticcere, quando vai dal barista, non compri soltanto il dolcetto, ma io dico ricevi in regalo delle dosi di affetto, perché si crea quella complicità, quella socialità importante, quel rapporto umano. Certamente, uno deve sempre comunque avere una grossa educazione per quanto riguarda il cliente, da poterlo sempre tenerlo come devo dire, soddisfatto di quello che uno acquista. Nello stesso tempo questa educazione, questo modo di comportarsi deve farlo sentire come se fosse a casa sua. Un rapporto si crea, un rapporto poi di amicizia con il cliente, un rapporto più umano, è uno dei vantaggi che l'artigiano ha nei confronti della grossa distribuzione. E allora un sereno Natale e un 2021 completamente diverso da questo anno orribile, questo 2020, dai maestri pasticceri, nella fattispecie dalla pasticceria La Panna, e ovviamente da Confartigianato, che un po' fa la chioccia, no? La guida di queste imprese che davvero danno tanto alla nostra economia, all'economia locale. A
alla scoperta dei maestri pasticceri di Confartigianato Taranto. Siamo in quel di Castellaneta, presso la pasticceria Dolci d'Autore, e ho al mio fianco Vito Netti, che ne è appunto il titolare. E allora, una bella, un momento, anzi momenti molto intensi di lavoro, perché la gente, giustamente, arriva il Natale, vuole un po' godersi, no? Vuole cercare di prendere la vita con dolcezza, visto che veniamo da un anno particolare, e cosa più di tanti dolci e dolciumi, di panettoni e quant'altro possono allietare, possono addolcire le nostre giornate. Allora, intanto, Vito, dici un po' come è nata questa passione, come sei diventato pasticcere. Beh, innanzitutto io nasco cuoco, perché da 30 anni faccio il mestiere del cuoco, e poi successivamente ho lavorato per delle cucine come responsabile per ristoranti e strutture alberghiere, come responsabile di cucina, quindi ero lo chef. Nel frattempo, in questo lasso di tempo, mi dedicavo anche alla pasticceria, perché avevo una grande passione nei dolci, e ho portato avanti anche questo progetto, cercando di raccogliere il più possibile di esperienza nel settore. Quindi riesco in ambedue le cose, quindi nella cucina e nella pasticceria mi diletto abbastanza. Proprio l'attività culinaria è il tuo forte. Sì. Parlando di pasticceria, quali sono, come dire, i punti forti, no? Cavalli di battaglia, chiamiamoli così, della tua produzione, della produzione appunto di dolci d'autore? Sì. Beh, indubbiamente i lievitati, i grandi lievitati sono il piatto forte, diciamo, della nostra attività, però abbiamo tanti altri prodotti che mi distinguono un po' nel settore, come anche la focaccia di mandorle, che è un dolce creato da me e che porto avanti anche nella mia immagine, insomma, come pasticcere. Ecco, il rapporto con i clienti. Il cliente, bisogna conoscere i gusti del cliente, si crea un rapporto quasi personale, perché c'è certamente il cliente che viene poche volte, con cui non c'è, no, un rapporto diretto, però è frequente soprattutto, però nel momento in cui si crea quel clima di familiarità, soprattutto in una realtà come Castellaneta, che è piccola e quindi comunque c'è un forte legame, no, umano, e diciamo che conoscete tutto circa il palato dei vostri clienti, circa i gusti dei vostri clienti, sì, più o meno, ovviamente. Sì, certo, diciamo che la nostra clientela è una clientela la maggior parte abituale, quindi conosciamo le loro abitudini e di conseguenza cerchiamo di avvicinarci il più possibile a quelli che sono i loro gusti. Chiaro che, insomma, cerchiamo di abbracciare un po' tutti i gusti vari della gente stessa, e quindi di conseguenza cerchiamo di fare il nostro meglio in questo. Qualche episodio particolare, qualche aneddoto, qualche cosa che ti è rimasta particolarmente impressa nella tua attività di pasticcere? Beh, sicuramente negli ultimi giorni i tanti complimenti dei nostri clienti che ci stanno facendo riguardo a quello che è la nostra produzione, insomma, solo del panettone in maniera particolare. Vedo che infatti siamo venuti oggi a registrare in un momento forse un po' inopportuno, perché c'è una gran mole di lavoro. Ecco, guardate i panettoni qui al nostro fianco, vedete come si stanno appunto, no, preparando. Evidentemente ci sono molte richieste. Sì, stiamo riassortendo un po' tutta la linea, perché insomma in questi giorni ci hanno un po' presi in assalto e siamo un po' spiazzati, però piano piano ci stiamo facendo il riassortimento di tutta la linea. Ecco, tu non sei un figlio d'arte? Assolutamente no. Perché in genere, molte volte, sia per i cuochi ma soprattutto per i pasticceri, è una tradizione di famiglia. Diciamo che la tua passione per la cucina... La mia passione è nata sin da ragazzino, ancora prima di cominciare la... Quanti anni hai?
Io ho 47 anni. Quindi io 48, ci passiamo un anno. Però ho cominciato molto presto, all'età di 13 anni, quindi provando ad andare a farmi la stagione in un ristorantino qua locale, ho detto vabbè, proviamo, prima di iniziare la scuola alberghiera voglio provare se realmente mi piace questo lavoro. E così facendo ho cominciato, i primi giorni sono stati difficili. Perché essendo insomma un adolescente, cominciare ad approcciarmi a questo mondo non era semplice, quindi l'amore di lavoro non era insomma così grossa come ora, no? All'inizio un ristorante che lavorava tanto, quindi era tanto l'amore di lavoro, e quindi diciamo che i primi giorni mi feci prendere un po' dalla paura, però poi piano piano diciamo che sono diventato il jolly la mascotte del ristorante, mi hanno preso tutti insomma con affetto, preso a ben voglia. Piano piano ho iniziato la scuola, le prime esperienze, le prime stagioni. Dopo la scuola, il diploma, ho fatto il militare, dove oltretutto mi hanno messo nelle cucine ufficiali. Era e quindi diciamo che è stato un continuo. Ecco, diciamo, mi sovviene una domanda. A casa quindi tua moglie c'ha un cuoco e un pasticcere, quindi non cucina o cucina di meno? Diciamo che cuciniamo poco tutti quanti, perché in casa stiamo pochissimo, però quando ci siamo a volte mi diletto insomma nel cucinare, soprattutto se abbiamo ospiti, sì. Altrimenti lascio fare a mia moglie. Sì. Bene, vedo tante prelibatezze, vedo tanti mignon, anche proprio, questi addirittura sembrano quasi di marmo, eppure sono cosa, cioccolato, no? Praline al cioccolato, sì, di vari gusti, dal ruby, diciamo il tipico cioccolato new entry, al retrogusto di fruttato, di frutti di bosco, fino a, insomma, al pistacchio famoso di Bronte, alla nocciola, IGP e tutti gli altri insomma gusti vari. Dalle arance, insomma, tipiche nostre del territorio, perché dobbiamo valorizzare quello che è il nostro prodotto, risorse naturali. Le risorse naturali, quelle arance, i mandarini. Vedo i panettoni firmati, o sbaglio? Sì. Vitonetti. Sì. D'altronde il nome è Dolci d'Autore, quindi un autore, c'è il marchio, no? Bene, Vito, tanti auguri. Grazie, e in bocca al lupo. Tante dolcezze per questo Natale e per il prossimo anno. Grazie tante, grazie, auguri ancora a tutti quanti voi. Thank you.